Benvenute. Finalmente si riparte. Buongiorno signore e signori, al comandante che parla, il mio nome è Michael Mesea. Diamo uno speciale benvenuto su questo volo Alba Star 731 in servizio da Milano Malpensa a Lampedusa alla nostra troupe di Donna Avventura, quest'oggi in spedizione. Approaching minimums. Lampedusa è l'isola più grande dell'arcipelago delle Pelagi. Si trova nella parte più meridionale del territorio italiano, tanto da essere molto più vicina alla costa africana che a quella italiana. Si estende su una superficie di circa 20 km quadrati e conta circa 10.000 abitanti, anche se nel periodo di maggiore turismo arriva a contare anche 100.000 presenze all'interno dell'isola. Un territorio selvaggio, autentico, e vanta anche la spiaggia più bella d'Europa, che si trova all'interno dell'isola dei Conigli. Vale, ti va una ricola ai fiori di Sambuco? Perché non provi una delle mie limone mentolo? Assaggiamo! Hai visto, Vale? Tutti i giorni qui abbiamo veramente un sacco di cose da fare. Certo che lavorare qui non è mica male. Vero. E quella è l'isola dei Conigli. E anche qui, tisana time. Ci voleva. A pochi metri dalla punta sottile di Lampedusa si trova il centro di recupero di tartarughe. Siamo venute qui a vedere l'attività che fanno, è gestito totalmente da volontari e alcuni studenti. Sappiamo che salvano circa 300-350 tartarughe all'anno, e tra queste c'è la specie Caretta Caretta, che è entrata nelle specie in via di estinzione. E quindi sono qui con Giulia e proveremo a dare da mangiare a una tartaruga che si chiama Fiamma. Allora, mangiano principalmente pesci come triglie e oggi sgombri, a volte anche calamari, ma mangiano anche ricci di mare e sono i maggiori predatori di meduse. Vado, eh? Sì, tu mettiglielo intorno nel mio buco e... L'attività meravigliosa che svolgono queste ragazze, questi ragazzi, è di prendersi cura, di curare queste tartarughe che arrivano dal mare ferite o ammalate, dopodiché rilasciarle di nuovo in acqua. Tra l'altro le acque di Lampedusa sono l'habitat ideale per queste specie. Il momento più bello che un centro di recupero possa vivere è quello del rilascio in mare di una tartaruga. Questa mattina vivremo un momento molto molto emozionante e tanto atteso. Assisteremo al rilascio di una tartaruga che sta da 8 mesi in cura al centro di recupero di Lampedusa delle tartarughe marine. Non è stato facile trattenere l'emozione. Ciao Turbo, fai buon viaggio! Ciao Turbo! Ciao! Più gettonato e più trendy dell'isola è sicuramente il Meare. Thank you.
Lampedusa è un susseguirsi di colori e tradizioni e noi le scopriremo tutte. Inseparabile Gippettina. Il Gattopardo è sicuramente una chicca di Lampedusa. Qui si possono vivere dei momenti di assoluta tranquillità in un contesto piacevole quanto elegante. C'è un'alternanza di pietra chiara interrotta da cupole e rifiniture in calce bianca che rendono il Gattopardo un resort veramente magico. Il resort conta 10 camere, una più particolare dell'altra. Qui si possono mangiare piatti della tradizione isolana e siciliana, ma soprattutto anche ricette speciali firmate dal patron del posto, Don Mario, e lo chef Chicco. A Lampedusa abbiamo i calamari più buoni del mondo. Sì. Ma non lo dico io, lo dicono tutti, hanno la dolcezza. Vanno proprio fatti cuocere pochissimo, appena tu vai oltre cominciano a diventare duri, gommosi.